li studia, pensa che nei testi antichi ci siano delle motivazioni che gli facciano credere che qualcosa di tecnologico è successo 3000 anni prima di Cristo, e ci scrive un libro in Italia, pubblicato dalla Sugarco, è una casa editrice che ora non c'è più, che praticamente ha questo nome, Battaglia 2000 avanti Cristo, guerra atomica. Questo è un po' il discorso. Come 2000 avanti Cristo, guerra atomica? Sì, perché lui va a Mohenjo-Daro, cioè l'antica Lanka, e studia i reperti che ci sono. Ma allora voi pensate che lì è un dominio inglese. Gli inglesi, che hanno sotto il loro dominio ex coloniale, prima del Pakistan, perché ora c'è il Pakistan, questa zona, loro non scavano niente, perché se dovessero scavare, lì ci sono i tombaroli come da noi, se portano via tutto, allora aspetteranno che la posizione sociale, politica di quel posto abbia raggiunto una certa tranquillità, allora daranno via agli scavi. Però quello che c'è è fuori, c'è un museo, si può visitare e si scoprono delle cose interessanti. Lanka, una cittadina il cui numero di abitanti non si conosce, ma era forse, c'è chi dice 30.000, c'è chi dice 150.000. Quello che si vede studiando la mappa è che al centro di Lanka c'è una striscia di case, di mattoni, completamente bruciati. Bruciati, cioè sarà lunga 900, un chilometro e mezzo, qualcosa del genere, larga 90 metri, come se ti avessero passato sulla testa con una macchinetta per farti la rasatura, così. In questa coda c'è i mattoni di cui abbiamo parlato prima, che sono completamente fusi. Io di questi mattoni ne ho analizzati, ne ho catalizzati, catalogati una trentina, perché mi furono portati dall'India, al prezzo di avere le mani tagliate, perché lì i pakistani, se porti via una cosa, ti tagliano le mani. Però fortunosamente o fortunatamente noi abbiamo avuto modo e abbiamo visionato, abbiamo filmato questi materiali. Come si presentano questi materiali? Il mattone che voi vedete, con cui è stata costruita mezza città, sopra è completamente fuso, annerito con le bolle, materiale vulcanico. Sotto è perfetto. L'analisi che venne fatta e che fece David Davenport a quei tempi all'Università di Roma, erano tempi antichi, non c'erano le cose che abbiamo oggi, la DSC, cioè quella che si chiama differential scanning calorimetry, insomma questa cosa strana. Tutte macchine ora sono delle macchine estremamente complicate, ma molto facili da utilizzare, te ne prendi, metti un cosino lì, pigi un pulsante, te ne vai a bere un caffè, quando torni la macchina ti ha detto tutto di questo campione. Ecco, e ne basta pochissimo, 1 milligrammo, 2 milligrammi, allora non c'era questa cosa. E l'istituto di analitica che studiò questo problema, alcuni di questi campioni, disse che erano scaldati a una temperatura molto elevata, tra i 600 e i 900 gradi, in tempi ridottissimi. Ed è per questo che solo la parte superiore si era fusa, ma la parte di sotto no, era rimasta normale. Questo per una specie di striscia lunga circa quasi un chilometro, che passava per il mezzo della città. Il nostro buon sanscritista dice: vedi, questa è una prova che è successo qualche cosa a quei tempi. Non solo, vanno a cercare gli scheletri delle persone, come fosse a Pompei, e non ci sono scheletri di esseri umani, ce ne sono una decina solo, mentre ci sono tutti gli scheletri degli animali, gli animali domestici, le mucche, il cane, il gatto, la gallina. Gli esseri umani no. Si trovano nelle stanze come se qualcuno avesse voluto abbandonare la zona rapidamente, quindi i piatti con le posate. I 10 scheletri che vengono trovati sono tutti ammucchiati da una parte, e come se fossero stati in qualche modo, si può ipotizzare, scaraventati contro un muro da un'onda, un impatto forte. Vedi, ti dice David Davenport, qui c'è stato quello che io ho trovato negli antichi testi. Negli antichi testi indiani c'è scritto che l'antica città di Lanka fu teatro di una lotta fra dei. E lui dice, questo era un modo di vedere le cose di allora, gli dei non c'erano, c'erano magari gli extraterrestri che si facevano la guerra tra di loro sul territorio, sul teatro terrestre. Sì, OK.
lui me lo dice, studiamo i testi antichi, però il problema è che Giulio Perrone, che era quel personaggio del Centro Ufologico Nazionale che vi dicevo prima, molto amico di David Davenport, quando David Davenport morì a meno di 40 anni colpito da un tumore, lasciò a Giulio Perrone un sacco di materiale. Questo materiale mi venne in parte minima fatto studiare a me. Poi vi dico come, anzi io lo dico subito. La prima cosa che si fece, mi vennero consegnati tre pezzi che David Davenport, diceva, aveva preso nel posto dove lui riteneva fosse scoppiata questa bomba atomica da teatro. Lui la chiama così nel suo libro. Cosa si poteva fare? Io faccio il chimico organico, non faccio il chimico analitico e neanche mi interesso di chimica atomica. Dire chimica atomica è un controsenso, perché forse non ci avete presente, il chimico si interessa dei 3 o 4 elettroni che stanno proprio fuori dell'atomo che sto guardando. Il fisico guarda nel nucleo, sono due cose completamente differenti. Quando il chimico vuol guardare nel nucleo si chiama chimica atomica. Sì, però invade il campo di un altro, sono energie completamente differenti. Però nel nucleo c'è una cosa importante. C'è il problema dei radionuclidi, cioè se c'è veramente stata un'esplosione atomica in quel posto lì tanto tempo fa, ci deve essere una percentuale di radionuclidi, cioè di quegli atomi che hanno compartecipato all'esplosione atomica, ma con dentro alcune diversità, soprattutto nei neutroni. Il neutrone non conta nulla, però un neutrone in più o un neutrone in meno la macchina lo vede. L'uranio invecchia, si divide in altri elementi più piccoli e di questa quantità, di questi elementi, noi ne possiamo avere una indicazione che ci dice quanto tempo è passato dalla botta, se io ho fatto scoppiare una bomba atomica, e se questa bomba atomica effettivamente c'è stata, perché devo trovare degli elementi che hanno una certa radioattività. Beh, cosa posso fare? Potevo fare l'analisi, ma l'analisi nel nostro laboratorio non si poteva fare. Allora io di nascosto do questi tre campioni a alcuni soggetti che lavoravano, allora si chiamava il CAMEN. Ci avete presente Livorno? Bene, a Livorno c'è una delle più grosse basi militari americane che ovviamente, senza dirci niente a noi, spupazzava materiale radioattivo, tra cui testate nucleari negli anni 70, a destra e a sinistra. Questi sono dati non che mi sto inventando, ma che vengono dalle relazioni della Camera dei Deputati. E loro avevano un laboratorio che poteva fare queste analisi. Allora detti alle persone civili che lavoravano in questo laboratorio questi tre campioni perché mi facessero queste analisi. Le analisi sono state fatte 3 volte e qui queste sono le fotografie dei 2 campioni, 2 dei 3, e qui ci sono le analisi. Nelle analisi, se uno se le va a vedere, scopre che c'è torio, uranio, potassio 40 in una quantità decisamente superiore a quella possibile per l'Italia, per esempio, per costruirci con questo materiale delle case, perché è talmente radioattivo che te ti viene il tumore dopo 3 mesi. Oh, cavolo! Ma allora, se questo materiale è radioattivo, vuol dire che forse David Davenport aveva un minimo di ragione, ce l'aveva, o forse c'era qualche altro motivo per cui doveva essere radioattivo sta cosa. Il fallout generale, cioè la radioattività di Mohenjo-Daro, no, non è questa. Te esci dalla zona e non c'è questo tipo di radioattività. Però, stranamente, sembrava che questo tipo di prova che noi avevamo fatto poteva essere in accordo con quello che diceva il nostro amico sastridista. Ma non finisce qui. Perché? Perché David Davenport aveva studiato un certo numero di testi sanscriti antichi, dai quali aveva tirato fuori una mappa del cielo, che è quella lassù, che poteva essere la mappa del cielo che si vedeva in quel periodo lì dalle città evolute. Cioè, gli antichi indiani, sembrava, perché c'era scritto nei testi, avesse una cultura su come era fatto il nostro cielo, dove stavano le stelle, piuttosto grande. Non solo c'era questa mappa, poi la vediamo meglio in grande, ma c'era anche, lui aveva costruito un grafico in cui dava il nome delle stelle.